ragazze, ciao ragazzi, mia family! Dal background potete capire che si tratta di un video chiacchiericcio. Spesso mi dite, Nicole, fai un sacco di challenge nell'ultimo periodo e ci mancano i video chiacchiericci. Bene, 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 perché questo è proprio un video chiacchiericcio, quindi se vi sono mancati, eccomi qua. Ho deciso che era da un po' che non facevo un Nicole risponde, e visto che mi arrivano sempre tantissime domande, in questa tipologia di video le raccolgo e vedo di rispondervi direttamente, cioè anche se non è in diretta, ma comunque vedo di rispondervi a tutti in un unico video. Tra l'altro vi ho chiesto di mandarmi anche domande scomode, eccetera, su Instagram, e mi avete fatto domande veramente scomode, quindi oggi risponderò anche a queste. Ok, una domanda gettonatissimissimissima che mi viene fatta, cioè, quotidianamente praticamente, ok, me lo chiedete tutti: hai mai più sentito il tuo ex marito? E alcuni mi chiedono anche se ho mai più visto o risentito il mio ex ex ragazzo, che ovviamente avevate visto nei video Neil, eccetera eccetera, anni fa, e se mi seguite da tanto. E no, non ho mai più sentito né il mio ex ex fidanzato né il mio ex marito, no, per scelta mia, non ho voluto, non mi interessa, not interested, thank you, next. Nel senso che se sono così categorica, evidentemente ho le mie buone motivazioni, e non è una cosa nemmeno che in realtà nella vita mi interessa fare, restare in contatto con gli ex, perché secondo me se sono ex un motivo c'è, quindi se volessi rimanerci in contatto non sarebbero ex, io la vedo così. Forse per il tipo di carattere che ho, ma io non riesco a concepire e a capire chi dice di voler rimanere amico o in buoni rapporti, forse in buoni rapporti, ma più che altro per come sono fatta io, perché non voglio giudicare gli altri, ogni storia è a sé, però per come sono fatta io non sarebbe possibile, perché in una, cioè quando mi innamoro io in questo rapporto ci sto al 110%, ok? Quindi sono innamorata, persa, e quindi non riuscirei mai, poi una volta che comunque ci sono stata male per la fine di una storia eccetera eccetera, non riuscirei mai poi a rimanere in contatto, almeno non credo, fino adesso perlomeno non ho voluto e non ho proprio questo interesse. Però se vi è capitato di rimanere in rapporti insomma più o meno decenti con il vostro ex, fatemi sapere come è stata la vostra storia, ma appunto per quanto mi riguarda no. Molto categorica sono io, no. Sabrilu 27 mi chiede: qual è il tuo peggior difetto? E penso che questo bisognerebbe chiederlo a chi mi sta attorno, perché di solito non ci si accorge dei propri difetti, credo. Secondo me un difetto può essere, forse sono un po' testarda, credo, e penso che un mio grosso difetto, e credo di averne anche già parlato in video, è che questa cosa a volte viene scambiata per permalosità, ma non si tratta di permalosità. Io praticamente molte volte, anche per un niente, mi sento tanto ferita. E quindi per questo motivo ci sto male e tendo anche magari a comportarmi in modo diverso, freddo, eccetera. E questo è un po' un, tra virgolette, un problema che ho, perché mi sento, cioè io mi lascio ferire da tutto e da tutti, quindi non ho, cioè come se io non avessi tipo barriere, e quindi appunto mi lascio, cioè sono tipo in balia, mi lascio ferire, e questa è una cosa che non dovrei fare, e penso che questo poi mi porti anche ad essere più chiusa in me stessa, e non è una cosa che ha tanto senso, quindi penso che sicuramente questo è un mio difetto, nel senso che non dovrei lasciare che anche le più piccole cose vadano a toccarmi così nel profondo, e devo imparare a non lasciare che succeda, anche perché ci sto male per prima io, e poi ovviamente magari anche gli altri, perché poi appunto anche il mio atteggiamento verso gli altri cambia, e quindi sì, penso che sia questo. Poi c'è un'altra domanda che è
ancora più gettonata di quell'altra, ok? Cioè questa è la domanda più gettonata che mi viene fatta costantemente, sempre, ovunque. E questa me la fa Safia Benaddi, però ne avevo a migliaia, ok? Ho scelto questa. Quando arriverà un piccolo Eric o una piccola Nicole? E mi fa tanto piacere che me lo chiediate, che siete carinissimi. E ovviamente quando succederà lo saprete. Poi mi chiedete in tantissimi: ma Nicole, vorresti diventare mamma? Ti vedi come mamma? Sì, certo, certo. È sicuramente una cosa nei miei progetti di vita, quindi sicuramente sì. E quando succederà sarete i primi a saperlo, ok? Come è sempre stato in questi 10 anni di vita, da quando sono su YouTube, qualsiasi cosa di importante succeda a voi lo saprete subito, promesso, promesso. Però è un sì, è sicuramente una... diventare mamma è sicuramente una cosa che desidero, ecco. Poi, MelidS04, scusatemi se non so pronunciare i vostri nickname, ma sono super difficili, io ci provo, vi giuro. Quanto guadagni mensilmente? Altra domanda super 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 richiesta. Allora, oppure mi viene chiesto, quanto guadagna uno youtuber mensilmente? Allora ragazzi, dipende tutto dal numero di visualizzazioni e watch time che avete dei vostri video, ok? Perché non contano solo i click, le visualizzazioni a un video, ma conta tantissimo anche il watch time, cioè la percentuale di video che viene vista dagli utenti. Quindi non c'è uno stipendio base per uno youtuber, perché ovviamente se fai pochissime views guadagni pochissimo, se fai tantissime views come, che ne so, può essere un PewDiePie, ovviamente sei multimilionario, quindi non c'è una cosa base, dipende dalle visualizzazioni che fai. Io stessa, allora, voglio essere molto sincera e onesta quando rispondo a questa domanda. Per quanto mi riguarda, lo sapete, conoscete il mio stile di vita, il mio tenore di vita, come volete chiamarlo, quindi sicuramente per quanto mi riguarda sono molto felice, si guadagna bene, non posso assolutamente lamentarmi, anzi devo essere grata e fiera di tutto quello che ho. Però anche qui ovviamente dipende da il numero di video che faccio, dal numero di visualizzazioni che ho fatto, dal numero di... in realtà poi dipende tantissimo anche dagli sponsor, perché poi YouTube non è più il tuo primario, la tua prima fonte di guadagno, perché poi subentrano gli sponsor, altri eventi, progetti, quindi è molto difficile calcolare, perché non abbiamo uno stipendio base, cioè io non capita mai che un mese sia uguale all'altro, ok? Quindi dipende molto, però per quanto mi riguarda sicuramente sono fortunatissima e ringrazio veramente l'universo ogni giorno per quello che ho e per non avere preoccupazioni, per poter stare serena per quanto riguarda ovviamente il discorso economico, eccetera. Però appunto dipende molto dal canale e da quante sponsorizzazioni si hanno al di fuori del proprio canale, quante visualizzazioni fai, eccetera, eccetera. Per questo che nessuno vuole dire apertamente quanto guadagna, perché non è facile, ogni mese è diverso, dipende, dipende veramente. Ci sono mesi in cui si guadagna tantissimo su YouTube, per esempio dicembre, ci sono mesi in cui si guadagna pochissimo su YouTube, per esempio agosto. Quindi anche lì dipende, dipende, sì, dipende anche dalla tipologia di canale che hai. Quindi è una domanda difficile. Però appunto per quanto mi riguarda è così. Poi Stella e Giovi mi chiede: per diventare una brava truccatrice, secondo te cosa si dovrebbe fare? Consigli? Allora, io non sono una truccatrice, quindi non saprei, non ho fatto nessun corso. Quello che so, lo so perché ho fatto pratica su di me, sulle mie amiche, perché è una passione che ho. Quindi non saprei dirti, sicuramente trovare una buona scuola di make-up, oppure se non altro almeno fare tanta tanta pratica in modo da essere molto bravi e veloci e rapidi. Una cosa però che va a ripigliare un po' questo discorso che volevo dirvi, perché molto spesso ho notato che su YouTube Italia, non so come mai succeda più su YouTube Italia che negli altri paesi, ma ho visto che su YouTube Italia c'è molto questa confusione e si tende a pensare che una ragazza che fa video di make-up su YouTube sia una truccatrice, sia una make-up artist. Non è così. Le due cose possono coesistere, cioè ci può essere una truccatrice make-up artist che fa video su YouTube e quindi oltre ad essere truccatrice make-up artist fa anche video su YouTube. Però dipende a che livello, perché quando sei ad un livello talmente alto su YouTube fai la YouTuber, non fai la truccatrice, perché non avrebbe senso, sia economicamente che
proprio perché non c'è il tempo materiale per fare entrambe le cose. Quindi vorrei un attimino che si chiarisse un po' questa idea del chi fa video di trucco su YouTube è una makeup artist, una truccatrice. No, chi fa video di trucco o altre tipologie di video su YouTube è un content creator, è una persona, è un influencer, ok? È una persona che ha a che fare sì con il trucco, ma anche con videocamere, luci, studio, equipaggiamento, treppiedi, memory card, batterie, videocamere, insomma, avete capito, computer, perché tanto 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 del lavoro che facciamo noi lo perdi al computer facendo montaggio, rispondendo alle email che sono sempre molto difficili, contratti, fatture, eccetera, eccetera. Quindi facciamo questa distinzione. Una cosa è fare l'influencer, e fare la content creator, e fare video di trucco su YouTube, ma non significa essere truccatrici. L'altro è essere truccatrici, perché di giorno tu prendi, ti alzi e vai a truccare modelle, modelli, spose, eccetera, eccetera, e quindi in quel caso sei una makeup artist. Però non sempre le due cose coincidono, ok? E questa è una cosa molto importante, perché c'è chi vuole diventare youtuber e va a fare corsi di make up pensando che potrà diventare youtuber, quando in realtà il percorso è completamente differente, e c'è chi vuole fare la make up artist, la truccatrice, ma si mette a fare YouTube e non ha senso, perché anche lì poi le ramificazioni del lavoro sono completamente differenti. Quindi state attenti su questa cosa. Ecco, secondo me non è molto chiara su YouTube Italia, quindi ci tenevo un po' a fare il punto. Poi ehi.imdeli. Ma ragazzi, cioè, nickname più difficili non potevate trovarli, cioè veramente, vabbè. Mi chiede: come mai Eric compare poco nei tuoi video ultimamente, specialmente nei vlog? Dipende, in realtà nei vlog di solito tento di filmare i vlog quando sono da sola, magari lui lavora di giorno, io ho tutta la giornata libera, quindi magari in quel giorno filmo un vlog, quindi è più una scelta mia, in modo che poi quando lui è a casa io passo del tempo con lui anche nei vlog, se magari filmo un vlog, per dire, e magari poi la sera siamo finalmente assieme, tendo a lasciare la videocamera un po' più in là e non filmo magari proprio nei momenti in cui ci rivediamo, eccetera. Per scelta, uno, e due, dovete pensare che lui ha comunque un lavoro molto pesante, quindi di norma quando lo vedo, uno, voglio godermi il tempo con lui, due, non vado proprio a puntargli la videocamera in faccia, quindi dipende molto dalla giornata. Però è vero, molto spesso se filmo i vlog sono da sola e poi lo vedo di sera, quindi magari voi non lo vedete appunto perché durante la giornata filmo e poi quando finalmente sono con lui non filmo, oppure appunto ci sono momenti in cui magari dico, boh, la videocamera e il cellulare li lascio e mi godo un po' di tempo con lui. Ecco, questo è in realtà il motivo principale, che però non me ne sono neanche accorta a dire la verità, però è vero, pensandoci è vero. Poi Giada De Biagi mi chiede: il tuo primissimo video è ancora online? Sì, è ancora online, mi sa che si chiama Tutorial Mac qualcosa, non mi ricordo esattamente, sono passati 10 anni, però sì, assolutamente ancora su YouTube, ed ho fatto anche la reaction al mio primo video su YouTube qualche tempo fa, quindi guardalo se non l'hai ancora visto, ma sì, è assolutamente, sono tutti ancora pubblici, forse ho reso privati qualche video, il mio canale con il mio ex ragazzo è privato, quello sì, quel canale che avevo anni fa che poi non ho mai più utilizzato, ma per il resto non, cioè tutti i miei video sono pubblici, quindi potete vederli. Poi Rosy Shan, scusa, io non so pronunciare sti nigri, ragazzi, ma sono tutti complicatissimi, mi chiede: stai ancora pensando di comprare casa nuova con Eric? Sì, assolutamente sì, stiamo cercando, stiamo guardando, stiamo valutando, e io soprattutto voglio prima vendere questo mio appartamento, e quindi ci sarà ancora un po' da aspettare, perché da una parte sto vendendo questa casa, dall'altra stiamo vedendo casa nuova, quindi non è la cosa più veloce del mondo, ahimè, però assolutamente sì, stiamo cercando. Poi Giulia MRT mi chiede: guardi i video dove gli youtubers parlano di te? Se ti offendono agli eventi, come si comportano con te? Allora, due domande mi hai fatto. Prima domanda: guardi i video dove gli youtubers parlano di te? No, non guardo mai video in cui gli youtuber parlano di me. Molto spesso in questi 10 anni, ogni tanto capita,
E io ricevo dei messaggi così, ok, tutto, fate voi, ok, io mi sveglio, faccio le mie cose, poi iniziano ad arrivarmi i vostri messaggi e commenti, tipo probabilmente, di solito capita su direct, su Instagram, e mi dite, Nicole, c'è questa youtuber che si chiama, che ne so, Clarabella, ok, e magari esiste, no, cioè è un nome che ho inventato, ok, cioè Clarabella Pippo Topolino, che ne so, che sta parlando di te in un suo video, e vai a vedere, allora io ogni volta la mia reazione, io vi ringrazio perché voi volete avvisarmi, però la mia reazione a questo è sempre chiudi, cioè, non conosco sta gente, non conosco queste persone, questi nomi mai sentiti, ma anche se fossero famosi, ma chi se ne frega, no, non guardo i video perché proprio non me ne frega niente, io sta gente non la conosco e non ho idea di chi siano e non ho idea di come possano parlare di me nei loro video, visto che non mi conoscono, questa è una cosa molto interessante, quindi non sto parlando di nessuno in particolare, proprio perché quando mi mandate questi messaggi io non conosco nomi e cognomi e non vado ad aprire, quindi manco dopo so chi sono. Mi è capitato alcuni di sapere chi fossero, o perché ho visto video consigliati, quindi magari ricollegavo il nickname, o perché li vedo agli eventi, e a volte capita sì, e quando sui social hanno il coraggio di dire di tutto e di più, anche lì mai avendo scambiato tre parole con me, agli eventi stanno zitti e muti e non si permettono di dire nulla, quindi questo penso che faccia un po' capire gli intenti di chi, perché ragazzi, se tu una persona non la conosci e questa ha più follower di te su un dato social media, ok, cosa fai? Parli di quella persona per farti qualche visualizzazione in più? Cioè, non mi interessa nemmeno, per me possono pure farlo, e sappiate però che di solito, almeno quello che io ho sentito, è sempre tutta roba inventata, quindi insomma, non se capitano ste cose, vedete o sentite, è sempre, no, come si dice, se lasciano il tempo che trovano queste cose, ok? Quindi, insomma, lo sapete, cioè, lo sapete come la penso su queste cose, quindi non mi metto proprio a farle. Nella vita non sono una che sparla degli altri e non mi interessano le faccende degli altri, cioè, non è che mi sento figa perché io comunque non sparlo, perché io sono al di sopra, no, è che proprio non me ne interessa, cioè non me ne frega niente, e quando sento chiacchiere su altre persone, cioè mi giro, faccio altro, sto al telefono, perché non mi interessa, e quindi su YouTube è uguale, cioè poche amiche vere ho, cioè Chiara, altre ragazze con cui comunque mi sento e voglio loro bene, per il resto non mi interessa, non conosco e I don't care. Poi, Bello Giuseppe, questo almeno, questo nickname è facile, mi chiede, da quanto tempo state insieme tu ed Eric? Credo che si scriva così, no? Hai dimenticato la C, perché Eric si scrive con la C e K finale, ci sono entrambe, ok? Ma penso che ti perdonerà Eric. Da quanto tempo stiamo insieme? Stiamo insieme da un anno, ragazzi, un anno. E lo so, è volato, lo so, l'anno scorso quando vi ho fatto il video in cui vi dicevo che ho lasciato il mio ex marito, in realtà era già da un po' che era successo, ma non l'avevo detto comunque, perché già so che farete calcoli assurdi, però sì, è da un anno che stiamo assieme e sono molto felice di ciò. Poi Giulia Masti mi chiede, ci sono momenti in cui ti senti troppo esposta al pubblico? Troppo esposta al pubblico? No, sinceramente no, perché comunque i video li faccio da sola, filmo da sola, sono a casa, in questo momento sono nel mio studio da sola, non mi sento esposta al pubblico, sicuramente, nel senso, a volte quando sono in giro e vengono in tantissimi a salutarmi e vengono da me, un po' mi sento tipo overwhelmed, ma è una sensazione positiva, mi piace, cioè mi fa piacere, sono contenta, sono felice, quindi non mi sento troppo esposta, mi sento esposta al pubblico, ma perché è una scelta mia, quindi non potrei mai lamentarmi o pensare che sia troppo, perché, ripeto, è una scelta mia che ho fatto 10 anni fa, ma che continuo a fare giorno dopo giorno quando faccio i miei video, quindi non potrei mai lamentarmi di questo. Sicuramente ci sono delle cose che ti fanno un po' spaventare, perché internet ovviamente non c'è solo la mia family, internet è il mondo, quindi ci sono anche malintenzionati eccetera eccetera, quindi purtroppo ho avuto, come ben sapete, anche io le mie pecche per quanto riguarda questo, però
a me fa piacere essere esposto al pubblico, altrimenti non mi sarei messa a fare video su YouTube, diciamoci la verità. Quindi sono felice di questo. Mi sento molto esposta perché ormai dopo 10 anni che faccio video su YouTube non so più che cosa significa. Cioè, per me è talmente normale condividere tutto su internet con voi che per me sarebbe strano non farlo. Cioè, dovreste entrare nel mio punto di vista. Dopo 10 anni per me sarebbe veramente strano smettere di condividere la mia vita. Per me è la quotidianità, per me è normale. Altra domanda, Julix99, che rapporti hai con i tuoi ex? Ti capita mai di sentirli ancora per qualche motivo? Qui ho già risposto, no, non mi interessa, non sono interessata e non è una cosa che ho mai fatto nella mia vita. FMaria89 mi chiede: hai mai avuto crisi di ansia, panico? E se sì, come le hai superate? Un bacio grande, Nicole. Allora, non ho avuto crisi di panico o di ansia, grazie al cielo. Spero di essere abbastanza forte da sapere che non mi succederà mai. Ti dico però che gli attacchi di ansia che ho sull'aereo, quando ho veramente veramente paura che stia succedendo qualcosa, comunque non sono carini, anche se non so se possono definirsi dei veri e propri attacchi di ansia. Forse un dato livello sì, fino a un certo punto sì, però so bene che cosa significa e so, nel senso che persone a me vicine lo hanno, ci sono passate e so che cosa significa e so quanto può essere, non mi viene la parola esatta, quanto può essere, quanto ti possa terrorizzare un attacco di panico, eccetera. La cosa più importante penso che sia parlarne, perché siamo stati per troppi anni un po' con quest'idea che la salute mentale sia un tabù di cui non si deve parlare, perché se mi rompo un braccio posso parlarne, ma se soffro di depressione non ne devo parlare. E io vorrei veramente che questo tabù non che andasse a diminuire, ma che proprio vorrei che scomparisse, perché se abbiamo la tranquillità di poter parlare della salute fisica, dobbiamo avere la stessa tranquillità quando parliamo della salute mentale. Quindi parlane, informati se ti sta capitando, se sta capitando a qualcuno che ti sta vicino, appunto parlarne secondo me, e magari parlarne anche con una persona, uno psicologo eccetera, che magari può darti una mano. Non è, cioè secondo me è la cosa più importante. Poi Daniela CZ mi chiede: come riesci ad essere così sicura e forte di carattere? Scusa per la domanda che può risultare banale. No, non lo è affatto, Daniela, guarda, secondo me a voi sembra che io sia così sicura e forte di carattere, perché io vorrei esserlo, cioè nei miei video cerco di esserlo, ok? Però io riesco sempre a dare consigli, un po' come dice il Paese delle Meraviglie, ve l'ho detta tante volte questa cosa, io riesco a dare buoni consigli agli altri e riesco ad essere forte per gli altri, poi quando devo esserlo io faccio difficoltà, cioè sono molto più forte per le mie amiche, cioè sono forte per loro, per dire, se stanno passando qualcosa, cioè risolvo tutto della serie, ok? Faccio io, cioè qualsiasi cosa, però ho difficoltà ad essere forte quando la cosa riguarda me. Penso, vabbè, che sia così un po' per tutti. Riesco a dare buoni consigli, ma non riesco a seguirli. Quindi, secondo me, riesco a dare buoni consigli a voi, riesco a sembrarvi forte, ma in realtà non è proprio esattamente così. Sicuramente sono molto più forte di quanto non fossi 5 anni fa, 10 anni fa, questo sicuro, e di ciò sono molto orgogliosa, però è ancora lunga la strada, non lo so, molti mi dicono che ho un carattere forte e sono una persona forte, ma io non mi vedo così, perché dentro di me so di essere super sensibile, super super sensibile e mi faccio ferire facilmente, come vi dicevo prima, quindi non mi vedo così forte, ma sono comunque contenta di dare quest'idea, questa impressione, e sicuramente lavoro sul diventare più forte ogni giorno, questo sicuro. Poi c'è Ania.glavina che mi chiede: come ti senti se qualcuno al di fuori di YouTube ti giudica?
mi sento praticamente uguale se qualcuno di YouTube mi giudica, cioè non me ne frega niente. Non me ne frega proprio minimamente, ma zero, cioè a me dei pensieri degli altri su di me, degli sconosciuti, non me ne può fregare di meno. E probabilmente YouTube in questo mi ha aiutato tantissimo, perché inizialmente mi fregava, ok? Ma c'è, ad un certo punto non te ne frega proprio niente, quindi sia che sia al di fuori, sia che sia YouTube, ripeto, i pensieri degli altri su di me, ok, i pensieri degli altri, i pensieri che gli altri si fanno nella loro testa su di me, non conoscendomi o anche conoscendomi, me ne può fregare di meno, penso che sia chiaro il messaggio. Poi Not So Nerdy mi chiede: a quando il prossimo Chanel Haul? Tra un mese, ti dico che tra un mese esatto, perché oggi è il 14, voi questo video lo vedete il 15, ma oggi è il 14 e il 14 di novembre, cioè il 14 ottobre, il 14 di novembre è il mio compleanno, quindi già secondo me potete immaginare che una capatina da Chanel, un bel acquistino super 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 grosso, un bel autoregalo arriverà. E poi come al solito non mi fermo a un autoregalo e me ne faccio troppi, quindi aspettatevi un bel video haul prossimamente, perché sicuramente con il mio compleanno che arriva e arriveranno anche dei bellissimi autoregali super lussuosi. Tra l'altro già ho addocchiato diverse cose, ma non vi dico nient'altro perché sennò spoiler, quindi niente. Ok ragazzi, mia family, questo è quanto. Spero vi sia piaciuto questo video, se ne volete altri del genere scrivetemi, se volete altre tipologie di video, avete altre richieste per i prossimi video, scrivetemi, scrivetemi in ogni caso perché leggo sempre tutti i vostri commenti. Vi mando un bacio grandissimo mia family, che vi voglio tanto tanto bene, vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo domani con un nuovo video.